Si tiene a Sulmona, un campus promosso dalla Scuola Internazionale della Musica di Milano. Una trentina i partecipanti, tutti musicisti o allievi, alcuni addirittura bambini, ma con il desiderio di apprendere l'uso di strumenti musicali o la conoscenza di un mondo meraviglioso che è quello della musica. Il gruppo è accompagnato dai docenti. Gli organizzatori per il soggiorno hanno scelto l'accogliente struttura dell'Hotel Santa Croce Meeting a Sulmona, dove abbiamo incontrato i giovani o giovanissimi aspiranti musicisti. I giovani, i ragazzi, i bambini, i docenti hanno potuto apprezzare tutto quanto il territorio può offrire. Tra l'altro hanno visitato la fabbrica del Museo dei Confetti Pelino, hanno fatto un'escursione alle grotte di Stiffi, visitato borghi caratteristici come Santo Stefano al Sessanio, Rocca Calascio ed anche il Parco Nazionale del Gran Sasso. Oggi abbiamo fatto una gita a Rocca Calascio e ci siamo divertiti un sacco. E come trovi la città di Sulmona? È molto bella, siamo riusciti a viverla anche la sera. È una città accogliente, diciamo, e anche abbastanza viva, e anche l'hotel è stato accogliente nei nostri confronti. Io mi diverto molto suonando e devo dire che è un paesaggio bellissimo. È una città davvero bellissima, ci sono delle strade davvero molto interessanti, ci sono dei palazzi antichi e moderni e quella è una cosa che mi piace tanto. Marta, 7 anni, che strumento suoni o preferisci suonare? Io suono il pianoforte. Quando hai incominciato a suonare? L'anno scorso quando avevo 6 anni. Io suono il pianoforte. Quando hai iniziato a suonare? Io ho iniziato 2 anni e mezzo fa più o meno, ma per i primi 4 mesi non suonavo tanto, suonavo pochissimo. Il flauto traverso. Quando hai incominciato a suonare? A 6 anni. Ho cominciato perché era uno strumento particolare che non avevo mai sentito suonare, non lo suonava mai nessuno e poi mi piace la mia insegnante, quindi mi trovo molto bene con lei. Il flauto traverso, diciamo, ho iniziato quando avevo 6 anni, poi ho interrotto per un po' di tempo e l'ho ripreso in mano negli ultimi anni. Quanti anni hai? 11. Che strumento suoni? Violino. Io ho iniziato quando avevo 8-9 anni e volevo iniziare a suonare uno strumento e mia mamma mi aveva consigliato o il piano o il violino, ma visto che metà della mia classe suonava il piano, io volevo suonare qualcosa di diverso, quindi ho iniziato a suonare il violino. La musica unisce perché in realtà alcuni sono di Milano, poi abbiamo qualcuno anche di Sulmona che ha partecipato al campus, che adesso sono già andati a casa, e qualcuno anche da Roma, e quindi si sono conosciuti a questo campus, anche perché non tutti si erano mai conosciuti, sono conosciuti in questi giorni e stanno suonando insieme. Ogni giorno gli allievi seguono lezioni individuali ed incontri di musica d'insieme. Allievi e docenti sono stati ospiti alla Scuola Popolare di Musica di Sulmona per concludere poi il soggiorno con un concerto nella Sala Azzurra della Camerata Musicale Sulmonese. Come vi siete incontrati con questa scuola di Milano? Ci siamo incontrati perché il direttore della Scuola Internazionale di Musica appunto di Milano, Nicolò Amorò, è venuto in vacanza qui a Sulmona, e si è innamorato di questa località e tornato a Milano ha deciso appunto di organizzare successivamente questi corsi per i ragazzi qui nella cittadina. Un campus, ma è anche l'occasione per una vacanza. Sì, è una vacanza studio, diciamo, i ragazzi vengono qui, naturalmente fanno le loro ore di lezione e parallelamente a questo tipo di attività svolgo anche gite di tipo culturale. Oggi ospitiamo la classe di pianoforte insieme alla classe di clarinetto, invece al piano superiore ci sono i bambini più piccolini che fanno anche attività appunto di pianoforte e altri strumenti. Maestro, i ragazzi come si avvicinano a questo strumento non facile di esecuzione, il pianoforte? Con spirito di coraggio, di emozione, di desiderio pure di entrare nel mondo della musica. La curiosità, direi che la curiosità è la fonte principale di avvicinamento a questo strumento e alla musica in generale. Per fortuna ai giovani non manca. I bambini, perché ho visto che ci sono dei bambini che pure si avvicinano al pianoforte. I bambini saranno i musicisti di domani, quindi per fortuna. I bambini sono davvero molto, molto attratti dalla musica, dai ritmi, dagli strumenti in generale. Io ho un nipote di 2 anni che appena
ha raggiunto un'altezza sufficiente per arrivare ai tasti, la prima cosa che ha fatto è stata quella di pigiarci sopra. L'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di Sulmona ha abbracciato subito questa idea, questo desiderio di questa scuola internazionale di musica di venire a Sulmona, e devo dire che l'idea di condividere la bellezza, l'arte sia di questa scuola di musica che la nostra bellezza, la nostra cultura, il nostro ambiente è stata veramente accolta da tutti, per cui non ci sono state difficoltà organizzative, c'è stata la piena adesione e coinvolgimento quindi delle altre realtà di Sulmona come la Scuola Popolare di Musica e anche la Camerata Musicale Sulmonese grazie al direttore artistico Gaetano Di Bacco, e quindi c'è stata questa splendida sinergia insieme appunto anche all'istituto appunto liceale, il polo liceale Ovidio, e speriamo che questo possa dare la possibilità per future collaborazioni. La musica unisce. La musica sicuramente unisce perché è un linguaggio universale ed è anche un linguaggio non solo culturale ma di pace, oserei dire. La Camerata Musicale non solo organizza concerti e spettacoli ma si preoccupa anche di formare il nuovo pubblico, i nuovi musicisti, e quindi questa è una delle occasioni che quando mi è stata proposta l'abbiamo sposata veramente con grande entusiasmo. Noi abbiamo messo a disposizione i nostri locali, la Sala Azzurra che tutti conoscete, che con un magnifico pianoforte. Thank you.